Accoltellamenti in piena notte, accoltellamenti in pieno centro. Una lite scoppiata fra due connazionali di origine egiziana poteva finire in tragedia. È successo nella notte fra martedì e mercoledì a Magenta. Il diverbio tra due persone è scoppiato attorno alle 4:30 tra via Diaz e via San Biagio, in pieno centro della città della battaglia. Da lì è partita la chiamata alle forze dell'ordine, che segnalava una violenta lite in corso tra due persone. Sul posto si sono precipitati quindi i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza in codice rosso, oltre che i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Arrivati sul posto, i soccorsi hanno trovato un uomo di 35 anni che aveva una ferita da arma da taglio, presumibilmente un coltello. Il 35enne è stato così preso in carico dai sanitari, stabilizzato e subito portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano. L'uomo, a quanto appreso, non sembrerebbe però in pericolo di vita. Spetterà ora ai militari di Abbiategrasso, che si sono già messi al lavoro, il compito di far luce sull'accaduto e ricostruire quanto successo nella notte. Questo per capire le ragioni della colluttazione, poi dell'aggressione, dell'accoltellamento e infine individuare chi sia stato l'aggressore.